Siamo fuori la discoteca Guernica di Pizzoli, L'Aquila, dove nella notte tra l'11 e il 12 febbraio una giovane studentessa universitaria laziale è stata brutalmente violentata. Il militare 21enne di Avellino, Francesco Tuccia, arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violenza sessuale, è attualmente nel carcere di Castrogno, a Teramo. Nella serata di riapertura del locale, dopo i 10 giorni in cui è stato chiuso su richiesta dei carabinieri, in pochi hanno voglia di ricordare la vicenda. Ascoltiamo il parere dei ragazzi che hanno voluto parlare. Una cosa sicuramente contro ogni logica, cioè non si fa, è stato un mostro praticamente, perché stanno un po' tutti ubriachi, quindi un po' a parte i freni inibitori. Alcol, ingrediente senza il quale i giovani sembrano non divertirsi abbastanza. Più vigilanza notturna e liste obbligatorie per entrare. Resta fuori chi non si è prenotato precedentemente dando il proprio nome e il numero di persone con cui intende partecipare. Il commento del proprietario della discoteca, Luigi Marronaro, che è stato il primo a soccorrere e salvare la vita della studentessa. Dopo l'ultimo avvenimento abbiamo aumentato la sicurezza sia interna che esterna. All'esterno abbiamo preso un vigilante, abbiamo messo più sicurezza adesso. Tra l'altro adesso si può entrare soltanto se in lista, sì, giusto? Sì, solo se in lista si può entrare, cerchiamo di eliminare persone che non si conoscono, una ragazza diciamo l'ho trovata io e così poi diciamo le cose saranno come sono andate, l'abbiamo salvata, altrimenti con quel freddo che era meno 10 sarebbe morta da lì a poco, insomma.